Fine partita del Gazzana, prima partita di playoff è andata male, abbiamo il piacere di avere il numero 4 che non mi sfugge il cognome. Foti, Fabrizio. Senti, una partita che avete preso subito tanti punti nel primo quarto, 29 punti, poi meno male avete rosicchiato punti, siete arrivati nel terzo quarto andare a meno 10 e da lì avete fatto una rimonta a meno 2, due volte avete avuto la palla in mano dell'aggancio o addirittura del sorpasso e lì avete sbagliato entrambe le situazioni anche perché loro hanno difeso bene e da lì è partito tutto in discesa per loro. Sì, come hai fatto una buona analisi della partita, siamo partiti subito a rincorrere, abbiamo fatto una scelta tattica, quella di partire a zona e loro ci hanno punito con giocatori che magari ci aspettavamo meno, hanno preso fiducia dai tiri da tre punti e poi hanno continuato per gran parte della partita a fare canestro e fiducia. Noi siamo stati bravi a stare lì sempre sul pezzo, a ricucire lo svantaggio soprattutto a fine terzo quarto, poi ci siamo disuniti nell'ultimo quarto, abbiamo preso un break e non siamo più stati una squadra e abbiamo preso poi 20 punti. Cosa è mancato a questa gara di playoff? Sulla carta voi eravate terzi nel vostro girone, loro decimi, anche se si sa che loro magari un girone più tosto, dicono che è più tosto quello, però forse non avete, l'approccio della partita non è stato dei migliori. Ma i playoff sono un campionato a parte, devi essere pronto soprattutto mentalmente a giocare queste partite, soprattutto quando hai la pressione di dover vincere, soprattutto la prima in casa, quindi non abbiamo avuto un buon approccio e soprattutto troppo nervosi e non siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto durante l'anno, giocare insieme e fare le nostre cose. Complice sì anche le nostre condizioni fisiche che non sono sicuramente ottimali perché abbiamo giocatori fuori, giocatori che sono rientrati da poco, quindi sicuramente non siamo nel miglior momento, però sai, in queste partite qua conta poi alla fine poco, l'acciacco, devi dar tutto. E noi oggi non l'abbiamo fatto, adesso voltiamo subito pagina, martedì ripariamo perché domenica ci tocca per forza andare a vincere lì. Cosa bisogna fare per vincere là, per ritornare qui fra due sabati? Quello che non abbiamo fatto oggi, dobbiamo giocare insieme sapendo che per noi è vinci o vai a casa, quindi bisogna dare tutto, difendere forte, togliergli le loro cose, fare le nostre e riportarla assolutamente qua a gara 3. Cosa hanno in più loro di voi e cosa avete in più voi di loro? Loro sono fisicamente forse ci accoppiamo male fisicamente perché comunque sono grossi in tutti i reparti, soprattutto ti ripeto noi abbiamo problemi di organico e quindi facciamo fatica adesso ad accoppiarci, però non dobbiamo fare quello che abbiamo fatto oggi, la partita che abbiamo fatto oggi dobbiamo fare assolutamente un'altra partita, cosa che sappiamo fare, quindi assolutamente dobbiamo farne un'altra. Ti ringraziamo e speriamo di vederci fra due sabati. Speriamo, grazie.